Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della nostra Roma Signori con la Master League. Siamo reduci dall'ultimo episodio, dallo scorso episodio, in cui abbiamo ottenuto la promozione in Serie A, signori. Ci siamo lasciati con questa schermata e con questa schermata ci vediamo, signori. Vedete la sfilza di squadre che andremo a incontrare in questa nuova avventura, ma piano piano, passo dopo passo, ci proveremo. Cosa importante, signori, io mi do massimo 2 stagioni per cercare di vincere il titolo. Se non ci riusciamo in 2 stagioni, poi magari faremo una decisione collettiva per provarci magari un altro anno oppure chiudere la serie così. Detto questo, signori, prima di partire il video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per il supporto che state dando a questa serie, vi ringrazio tantissimo. Vi ricordo di iscrivervi perché siamo a meno 10 iscritti dai 2000, che è l'obiettivo che voglio raggiungere per poi andare sempre verso obiettivi più grandi. Detto questo, signori, io voglio semplicemente fare una cosa prima di iniziare il video. Allora, noi abbiamo 51 punti. 51 punti che datemi dei suggerimenti su eventualmente chi comprare. Allora, io voglio semplicemente andare un attimo all'Olanda e vedere se c'era un certo Van Persie, ma non mi sembra che ci sia Van Persie. C'è Seedorf? No, Van Persie non c'è, signore. A meno che non abbia un nome diverso, ma non lo vedo. Volevo comprarlo come esterno, a posto di lasciar perdere l'idea di Roberto Carlos, però niente, signore. Però facciamo una cosa. Questo video scendiamo in campo e datemi dei suggerimenti per eventualmente e i prossimi acquisti da fare. Abbiamo tantissimi soldi, signori. Ci verrebbe il Ronaldo da poter mettere attaccante centrale e magari spostare spostare Henry sulla fascia, ma effettivamente mi sembrano troppi soldi. Non so quando riusciremo a ritrovare tutti questi soldi in una sola volta. E quindi con calma, con calma, con calma facciamo tutto. Allora, intanto andiamo a sistemare la formazione. Allora, andiamo a sistemare la formazione. Al solito spostiamo due di qua e due di qua. Così, perfetto. Aspetta, dovevo fare un'altra cosa. Dovevo mettere trequartista un pochino più avanti. Perfetto, utente. Poi andiamo a cambiare i giocatori. Al solito, allora, Henry passa al centro. Castello esce per Babangida che torna. Totti, signori. Ora non ricordo il commento ben preciso, ma mi è stato suggerito di metterlo davanti alla difesa. Quindi lo metterò al posto di ex Primas. Ex Primas. Spimene, spi, sp, Diximenes. Ex Primas lo andiamo a mettere al posto di Miranda. E quindi abbiamo ex Primas Babangida sulla fascia. Henry centrale. Miranda dietro le punte. Totti e al posto di Chiellini dobbiamo mettere il solito Vorlander che si è guadagnato anche lui il posto da titolare in Serie A. Detto questo, signori, questa è la formazione che sicuramente in Serie A dovremo migliorare, però intanto proviamo a scendere in campo. Riusciamo a portarci un pareggio alla prima di campionato in cui andiamo a giocare contro il Leverkusen e la vedo già bella tosta come partita, ma non ci scoraggiamo, signori. L'anno scorso abbiamo iniziato con una serie di sconfitte che ancora se le ricordano i tifosi della Roma. Allora, mi avete suggerito di utilizzare sia le triangolazioni, dite che faccio poco. No, Papangita, partiamo malissimo. Papangita, partiamo malissimo. Papangita mio, partiamo malissimo. Sia le triangolazioni, che proverò oggi a mettere in atto, sia. Non mi ricordo che cos'altro mi avete suggerito. Tipo fare cose del genere. Ecco, potrebbe funzionare. Potrebbe funzionare. Le triangolazioni potrebbero essere una svolta. Una svolta, se però riusciamo a utilizzarle bene. Mi avete detto che gioco male con Papangida, sempre nei commenti, ma non aspetto suggerimenti per migliorare, signori. I suggerimenti sono sempre ben accetti. Intanto Papangida si brucia tutta quanta la difesa dell'Everkusen. Papangida, 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 che cazzo la fai? Papangi! Si è troppo veloce, si è perso il pallone. Si è perso il pallone, tipo 1-2 così veloce. Ecco, devo prenderci la mano con l'1-2. Il cross inutile perché la difesa è ben piazzata e noi con i cross non siamo niente, signori, completamente. Dai, 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 subito, subito così, subito, subito così. No, mannaggia. Dobbiamo capire come utilizzare meglio queste triangolazioni perché come le sto utilizzando io fanno veramente cagare. Però sicuramente ci sarà un modo migliore per utilizzarle. Però gliel'abbiamo data troppo presto a Papangita che cerca subito di chiudere. Si nota che mi è mancato tantissimo nella scorsa partita contro l'Ajax Papangita, signori. Nella scorsa partita contro l'ex Papangida. No, 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 no. Grandissimo Ivanov, che salvataggio.
Che salvataggio di Ivanov. Ricordiamo che abbiamo messo Totti davanti alla difesa, signori. Quindi vediamo, dobbiamo valutare anche questo nuovo assetto tattico di Totti. No, ho sbagliato il movimento, mi scivola il dito. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Dai, dai, passala, passala. Baba, 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 baba. Baba, 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 grandissimo. Baba Gita con lo strappo sulla fascia. Lo strappo sulla fascia di Baba Gita. Basta, non gli viene uno strappo a lui, no. Era partito troppo veloce per fermarsi. Baba Gita era partito troppo veloce per fermarsi. L'obiettivo della partita di oggi, signori, è il pareggio. Penso che il pareggio farebbe stare tutti tranquilli. Prima di campionato ci portassimo a casa un bel punticino, non sarebbe proprio male male, ma mannaggia. No, dai, due. No, vabbè. L'abbiamo presa, signori. No, grandissimo Stromer. Grandissimo Stromer. Stromer più lo guardo più non so perché, forse perché inizia con la S, mi ricorda, mi viene di dire Skriniar e invece è Stromer, però non lo so, mi ganza troppo Skriniar. Oh, Harry. Fatti vedere, cazzaro di Harry, che non sei veramente sparito. Grandissimo l'1-2. Che cazzarola è qua? Rab? Rehab? Ma è velocissimo questo. Che cazzarola sei, zio? Sei figlio di Superman, praticamente. Troppo veloce, Valery. Valery, dimostrami che sei un giocatore da Serie A, Valery. Valery, Valery. Espimas. Espimas per Harry. Harry, 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 Harry. Arriva Bangita. Riesce a girarsi il Bamba. Riesce a girarsi il Bamba, ma viene chiuso. Bamba Gita. Bamba Gita. Si gira a mezza squadra. Mezza difesa. Davanti l'aria il tiro, la mia rimessa dal fondo, mannaggia, mannaggia. Di quante uscite, di niente uscita, mannaggia. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Dai, dai, calma, 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 cross. Chi c'è? Harry, Harry, Harry che continua a combattere sul pallone. Harry, dopo l'esplosione. Ma Bangita, te le taglio quelle caviglie. Dopo l'esplosione che ha avuto a inizio, che è arrivato praticamente dall'acquisto, praticamente poi lo abbiamo perso. Cioè, ha avuto un'esplosione. Riesci, bravissimo. Dovevi passarla, però. Dovevi passarla. Stavo un attimino affogando. Allora, ricordo a tutti, per chi si fosse da poco messo a seguire la serie, che il mio obiettivo sarebbe quello di comprare Roberto Carlos. Per metterlo sull'altra fascia opposta a quella di Babangida, così da avere due giocatori che devastano. Ora, i soldi finalmente ce li abbiamo. Totti, 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 Totti. Che cazzo la fai, Totti? Ora, i soldi ce li abbiamo. Però non lo so, non lo so. Io aspetto i vostri suggerimenti, signori, i vostri suggerimenti. Ovviamente, Harry, mi avete anche detto che ho comprato troppo presto Totti. Però Totti è Totti, signori. Totti prima o poi l'avremmo dovuto comprare. Quanto stiamo sbagliando, però? Io lo so come finisce sta partita. Io lo so come finisce sta cazzata di partita. Già è scritta praticamente. Già è scritto il finale di questa partita. Il finale di questa partita è già scritto. Miranda. No, vabbè, mi hanno buttato giù Miranda così? Senza neanche chiedermi permesso? No, 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 no. Grande. No, Babangi. Babangida, grandissimo Babangida, hai le praterie, Bamba. Bamba hai le praterie. Bamba hai le praterie, Bamba mio. Bamba mio hai le praterie. Bamba mio hai le praterie. Bamba. No, no. Ma perché queste cacate di passaggi? Calma, 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 calma. Siamo chiusissimi, siamo chiusissimi. Siamo chiusissimi. Palla Babangida che la perde. Ho voluto fare un po' di gioco di squadra e non mi è riuscito. Ho voluto fare un po' di gioco di squadra e non mi è riuscito. Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora andiamo un attimo in formazione. Spostiamo Babangida sull'altra fascia. Vedete, se comprassimo Roberto Carlos, questo lo eviteremmo di farlo. Però nei commenti ho letto che non volete magari giocatori troppo prepotenti, quindi magari avevo pensato a un Van Persie, magari ancora non del tutto esploso in quegli anni. Porca miseria, siete in due, al centro non c'è nessuno. Mamma mia. Miranda, Miranda mio, Miranda mio, devi inventarti qualcosa, Miranda mio. Per Espimas che cerca per vie centrali qualcuno. Forlangen che. Ma questo era fallo, scusatemi, però questo era fallo, cazzarola di una miseria.
Gravissimo, 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 gravissimo. Dal limite. Occhio, occhio, occhio. Signore, si fa. Sì, Ivanov! Meno male che l'ha parata. Meno male che l'ha parata. Se la respingeva, avevamo preso il gol, signore. Se la respingeva, avevamo preso il gol. Dai! Buono, grandissimo Dušić. 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 E niente, troppo dritto per dritto. Troppo dritto per dritto. Babangida non sta vedendo. Valeri, 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 Valeri per Babangida che si gira. Babangida non la portare fuori. Babangida, 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 Babangida. Buono calcio d'angolo. Buono, 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 buono calcio d'angolo. Miranda. Miranda per Vorlangen che si è presa la fascia di capitano. Vorlangen ci prova. Ma porca. No, vabbè. Io ve l'ho detto, lo so come finisce sta partita, c'è poco da fare. Lo so come, sono quelle classiche partite che si sa già il risultato finale. Si sa già il risultato finale, signori. Se non riusciamo a trovare il gol dell'1-0, finisce che loro segnano nei minuti di finale della partita. Babangida corri però, mannaggia a te, Babangida mio. Calma, 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 relax, come direbbe qualcuno bravo. No, fuori gioco, mamma, se lì se ne andava Babangida era un gol che se lo. Ma dov'è sto? Io non l'ho visto sto fuori gioco, signori. Voi se l'avete visto, ma non so che cosa cazzo l'abbia potuto vedere l'arbitro. Attenzione, Espimas, 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 tu provaci. Devo provarci subito, mannaggia, dai che è fuori, dai che è fuori. E qualcuno mi dice, mi fa capire con che parte del corpo l'ha presa il giocatore, perché non mi manca qualcosa. Arri per Babangida, che si è creato lo spazio. Il Bamba non riesce a rientrare, però mannaggia. Signori, lo so, mi avete detto maggiori triangolazioni, ma io mi confondo. Dai che calcio, dai che era calcio d'angolo, ma quanto sei falsa come gioco, ma quanto sei falsa come gioco. Totti, ancora Babangida, 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 Babangida. Quanto sto facendo delirare oggi, mamma mia, quante occasioni ci siamo mangiati. Occasione ci siamo mangiati. Bande Valeri, grandissimo recupero di palla di Valeri, che la palla arriva a Babangida, che riesce a partire Bamba, riesce a partire Bamba, fa fuori il difensore, Bamba, il Bamba, il Bambagida. Esiste una giustizia divina, signori, esiste una giustizia divina, cazzarola. Segna sempre Babangida, senza ombra di dubbio, senza ombra di dubbio segna sempre Babangida. Però esiste una giustizia divina, signori. Roma 1, Leverkusen 0. Cioè, quante occasioni abbiamo avuto? Io poi voglio vederla praticamente nel resoconto della partita. Ancora, palla per Babangida, che riparte su quella fascia. Il Bamba, il Bamba, il Bamba, il Bamba, il Bamba. Babangida, 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 Babangida. No, no, dai, che bel gioco di squadra che abbiamo fatto. Questa volta Babangida era entrata e l'aveva provata fuori il Reb. Anzi, l'avevo considerato uno dei più veloci il Reb. Vorlangen ci prova! Dai, calcio d'angolo ancora. Dai, calcio d'angolo ancora. Peccato, Vorlangen ci ha provato. No! Oh, ha rimesso laterale. Oh, deve rimanere lì la palla. Deve rimanere lì la palla. Babangida. Per Valeri. Valeri, 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 Valeri. 2-0, non so come sia successo, signori. Miranda! Miranda al rimpallo fortunoso della Roma. Roma 2, Leverkusen 0, signori. Valeri l'ha messa lì, Miranda la stoppa, la tira, un rimpallo, il portiere a vuoto, 2-0 della Roma, palla al centro. Va bene così, signori. Miranda, Miranda, Valeri, Miranda Babangida. Chiedo scusa, ho sbagliato. Grandissimo anche qui l'intervento di Valeri, che comunque dimostra di essere un giocatore da Serie A, almeno per queste prime, per questi primi 90 minuti. No. Attenzione, attenzione alle Leverkusen che però non, secondo me non mollerà la presa. Attenzione,
Quindi concentrati, concentrati, concentrati su questo Leverkusen che sicuramente non mollerà la presa e noi non dobbiamo nemmeno mollare la presa perché già... Attenzione, e l'ho detto io, mamma mia, abbiamo rischiato, siamo al 42esimo. Roma 2, Leverkusen 0, signori. Grande esordio in Serie A per la Roma. Non lo so che cazzo gli è passato per la testa, va bene, facciamo finta di niente. Per Iorga che praticamente si è giocato il posto in squadra, Iorga. Allora, Totti davanti alla difesa mi è piaciuto. Totti davanti alla difesa mi è piaciuto. Ha giocato bene. Potremmo tenerlo lì, ma a questo punto ci serve un nuovo trequartista con i piedi buoni praticamente. Che possa imbeccare grande Ivanov, salvataggio sul finale di Ivanov, un colpo di reni da paura. Attenzione ancora, calcio d'angolo delle Leverkusen, sui minuti di recupero, pallone messo fuori, Harry, Harry. Espimas, no, questo è un furto terribile, signori. Espimas solo, quasi perché c'era l'ultimo difensore, ma eravamo da soli, dai. Tiri 11 a 4, dico io, chiedo scusa signori, chiedo scusa, 11 a 4, in tutto questo il Real ha pareggiato con la Lazio, il Chelsea ha pareggiato con l'Inter, il Bayern di Monaco ha vinto 4-0 contro il Dortmund, che non si è ripresa ancora dalla sconfitta contro di noi, il Buenos Aires, che non ricordo che squadra sia, ha battuto 2-1 la Juventus, il Barcellona batte 2-0 il Leeds, e poi il Marsiglia batte 2-0 il Milan, mizzega. Il Valencia perde 1-0 contro il Manchester United. E poi Madrid-Lazio 2-2. Bene così. Miranda per Babangida e Miranda in gol all'81esimo. Signori, un esordio pulito pulito. Che io proprio non ho che cosa aggiungere. Che cosa aggiungere? Ci portiamo a casa 10 punti. Siamo a 61 punti per comprare giocatori, tanta roba, 8 punti di base e 2 bonus. Bella così, con 61 punti ci vengono tutti, signori. Ci viene tutta la squadra praticamente. Ma detto questo, io mi fermo qui. Vi ringrazio per la visione di questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Ricordo a tutti di iscrivervi al canale e di darmi dei suggerimenti se avete da darmeli, signori. Detto questo, noi ci vediamo sempre qua domani con un nuovo video. Bella, raga, ciao.